Una buona giornata, buon sabato, ben ritrovati con la prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando del referendum che si terrà la prossima settimana, il 20 e 21 di settembre. Il coordinatore regionale di Forza Italia e delegato rappresentante dei parlamentari richiedenti il referendum, il senatore Nazario Pagano, ha illustrato le ragioni del no per il referendum costituzionale del 20 e 21 settembre. Lo ascoltiamo. Senatore Pagano, le ragioni del no sono state spiegate questa mattina in questa conferenza stampa. Un movimento forte, anche trasversale, il vostro? Sì, è iniziata in modo, come dire, apparentemente residuale questa battaglia del no, ma oggi sta diventando una battaglia straordinaria, trasversale, sempre più partiti, persone, costituzionalisti, semplici cittadini, giornalisti anche di fama nazionale stanno prendendo posizione per il no contro una presunta riforma che di fatto riduce la rappresentatività, toglie voce ai cittadini, ai sindaci, ai territori, soprattutto nelle regioni minori. È una pseudo riforma asimmetrica che darà paradossalmente più forza alle regioni già oggi forti come la Lombardia e toglierà invece rappresentanza e forza a regioni minori come per esempio l'Abruzzo, oppure la Basilicata, l'Umbria, la Calabria, il Friuli Venezia Giulia. Cioè tutte le regioni minori saranno particolarmente colpite e le zone meno popolose non avranno più il loro rappresentante. A fronte di cosa? Poi di una riduzione dei costi ridicola, un euro all'anno, un caffè all'anno per ogni cittadino, e senza che la struttura, il Parlamento, possa funzionare meglio, perché funzionerà peggio. Io penso che un referendum costituzionale debba stimolare soprattutto i cittadini che pensano diversamente, che si vogliono opporre a una sciagurata riforma populista, demagogica, antipolitica del Movimento 5 Stelle, per andare lì e dare un segno evidente che l'Italia ha superato la fase dei mal di pancia, ha superato la fase dell'antipolitica, pensa che tenere salde le nostre istituzioni, la nostra rappresentanza, la nostra Costituzione sia fondamentale. E quindi soprattutto costoro, le persone più sensibili, vadano a votare e votino no. Quanta sarà la percentuale non so immaginarlo, ma sono convinto che si ribalteranno le previsioni della vigilia, cioè che vinca il no. Cambiamo argomento adesso, la bonifica tarda, i fondi Masterplan sono stati stralciati, ma la discarica continua ad inquinare, lo sostiene il consigliere regionale del PD Antonio Blasioli, che invita la regione ad agire. Le condizioni della discarica di Villa Carmine di Montesilvano minacciano le falde acquifere, il mare e il fiume Saline ad essa adiacente, e andrebbero intraprese misure urgenti per la messa in sicurezza. A lanciare l'allarme, sulla base anche di una relazione redatta a luglio dall'ARTA, è il consigliere regionale Antonio Blasioli, affiancato dai consiglieri comunali del PD di Montesilvano. Blasioli stigmatizza il comportamento del presidente della regione Marco Marsilio, che ha bloccato i fondi Masterplan dedicati alla bonifica del sito. 10 milioni di euro che andrebbero non solo ripristinati, sottolinea Blasioli, ma anche aumentati, poiché le tre opzioni possibili prevedono costi di entità superiori a quella cifra. Parliamo della discarica di Villa Carmine, parliamo di circa 16.000 metri quadri di discarica, tra i 250.000 e i 300.000 metri cubi di rifiuti a bordo del fiume Saline. 10 milioni di euro stanziati con i fondi Masterplan, con la delibera di luglio, la giunta regionale ha sospeso questi fondi. Ora, al di là del termine sospeso, temporaneo, che utilizza il presidente Marsilio, il vero problema è che tra i tanti progetti che sono stati sospesi c'è proprio Villa Carmine, dove purtroppo il percolato, il biogas e altri inquinanti continuano a minacciare la falda, il suolo, il fiume e il mare. L'ARTA, in una riunione del 22 di luglio, ha avuto modo di precisare queste cose, quindi non siamo noi che lo diciamo, ma soprattutto ha richiesto immediate misure di messa in sicurezza e di emergenza che andrebbero adottate entro 48 ore, tra cui il barrieramento idraulico, solo che questi fondi sono stati sospesi, mentre per la prima volta vengono definiti i tre modelli di bonifica: 30 milioni per la delocalizzazione, 22 milioni per un'altra procedura che prevede la, diciamo,
l'operatività in loco di questi rifiuti e poi con l'incapsulamento che costerebbe circa 12 milioni di euro. Sono tutte somme di molto superiore ai 10 milioni che tra l'altro sono stati sospesi. Noi vorremmo che la città di Montesilvano, il comune, ma soprattutto i cittadini e le associazioni fossero informate di quanto sta avvenendo, che non venissero prese decisioni al ribasso, ma decisioni che fanno e renderanno possibile il riutilizzo di quella vasta area di 11.000 metri quadri che è proprio del comune di Montesilvano. E quindi chiediamo naturalmente al Presidente della Regione Abruzzo non solo di ripristinare quei fondi, ma di aumentarli per permettere la delocalizzazione definitiva. Con l'ordinanza firmata questa mattina, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, ha revocato per il solo comune di Civitadantino, in provincia dell'Aquila, le misure restrittive contemplate nell'ordinanza numero 82 dello scorso 9 settembre, tra cui l'obbligo di mascherine anche all'aperto H24, accesso scaglionato negli esercizi commerciali e divieto di feste ed eventi pubblici e privati che comportino assembramenti. Misure restrittive che restano invece in vigore per altri 4 comuni dell'Aquilano e sono Sulmona, Bugnara, Pettorano sul Gizio e Lucoli. A Pescara i commercianti del centro scendono di nuovo in strada per denunciare attraverso il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari il problema ordine pubblico. Pettinari, si torna qui in Piazza della Repubblica a Pescara con alcuni commercianti residenti delle zone del centro, Corso Vittorio Emanuele, Via De Amicis, Via Quarto dei Mille. I problemi sono sempre gli stessi. Oh, il centro qui è diventato un far west. Intanto stiamo parlando del tratto di Corso Vittorio Emanuele che va da Via Quarto dei Mille a Via De Amicis, la famigerata purtroppo a Piazza Santa Caterina, parcheggio davanti al Bingo, area di risulta, è un far west pieno di delinquenti, criminali, balordi, tossicodipendenti. I commercianti non ce la fanno più, immaginate che precludono anche l'accesso ai clienti e agli esercizi commerciali, entrano nei negozi, vomitano all'interno dei negozi, si sono messi più volte a fare otti osceni in luogo pubblico, atti sessuali, cose veramente incredibili. L'ultimo atto di violenza qualche giorno fa, quando nel parcheggio davanti al Bingo una signora che si rifiutava di pagare il cosiddetto pizzo, un abusivo, è stata aggredita in maniera violenta. Queste sono cose, mi dicono che qualche giorno fa c'è stato un altro accoltellamento. Ecco, i cittadini hanno paura, i commercianti non possono più lavorare, hanno paura anche la sera di uscire, di andare a riprendere la macchina, non si può più vivere così. Cosa avevamo chiesto? Un presidio fisso di un agente della Polizia Municipale anche in questo tratto. C'era stato data la prima settimana dopo la conferenza stampa, poi è tornato tutto come prima, quindi al danno la beffa. Allora, meglio non farlo per niente che fare questi eventi ad orologeria slogan. Noi vogliamo che venga ripristinato un controllo ferreo della zona con un vigile urbano come è stato messo a 100 metri di distanza, 100-200 metri c'è, quindi la soluzione c'è, deve essere attuata, il comune passi dalle parole ai fatti e poi chiediamo anche di spostare quella fermata dell'autobus che si trova vicino a un negozio proprio lì della Singer, perché lì viene utilizzato come ricettacolo di tutti questi balordi, posizionano lì, fanno da quartier generale per delinquere. Dopo la prima volta che ci siamo incontrati qui al 1° di luglio speravamo che qualcosa fosse un po' cambiata ed è durato una settimana, 10 giorni, cioè abbiamo avuto qualcuno delle forze dell'ordine che si fermava a pattugliare, ma poi niente più, quindi siamo tornati allo stesso livello se non peggio di prima, quindi dalla mattina alla sera questo degrado di vedere persone lì ubriache o comunque che non sono in grado di tenere un comportamento civile e abbiamo paura nei negozi perché i nostri clienti prima di entrare si guardano intorno e non è più accettabile. Non è più accettabile. Noi siamo già ormai alla fine di questa lotta perché stiamo cercando un'altra attività e non mi sembra neanche giusto che ci dobbiamo spostare dopo 20 anni perché non c'è un controllo da parte delle azioni da parte della polizia, da parte del comune, non c'è interesse e ci dispiace tanto perché è una zona bella, comunque noi lavoriamo, ci abbiamo dato la vita e sarebbe il caso che qualcuno ci desse un attimo di attenzione e di ascolto.
Cronaca, un incidente agricolo mortale si è verificato nella serata di ieri a Brittoli, in provincia di Pescara, dove ha perso la vita Domenico Di Sano, 66enne del posto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo, che era su un trattore a svolgere lavori agricoli su un terreno, per cause in corso di accertamento si è ribaltato più volte con il mezzo, rimanendo schiacciato e morendo sul colpo. Quando sono arrivati i sanitari del 118, per l'uomo non c'era più nulla da fare. I rilievi sono dei carabinieri della stazione di Civitacquana. Arrivato nelle ultime ore il decreto per la riqualificazione della scuola ex Saffi adiacente al conservatorio di Pescara. Il progetto prevede un impegno di spesa di 10 milioni di euro nel 2023, probabile conclusione dei lavori. Finalmente un altro rudere a Pescara andrà a terra, perché questa amministrazione si sta caratterizzando per abbattere tutti i ruderi che purtroppo degradano il nostro panorama e la nostra città. Questa scuola ex musica è da decenni abbandonata, con un finanziamento ministeriale di 10 milioni di euro, di un progetto comune, conservatorio, università, verrà totalmente riqualificata con l'abbattimento di alcune parti dell'edificio, con la riorganizzazione totale per realizzare un grande auditorium di 500 posti, delle aule per il conservatorio e comunque tutta una zona che sarà a servizio della collettività pescarese. Lei qualche settimana fa proprio da queste parti aveva abbattuto, se così possiamo dire, una fontana simbolo di degrado. Sì, noi abbattiamo tutti i simboli del degrado, abbiamo cominciato con un altro rudere, un manufatto dove all'interno c'era spazzatura e droga, e continueremo con questo edificio che è stato molto spesso teatro di situazioni negative e che ovviamente i pescaresi hanno stigmatizzato per tanto tempo, e in breve tempo invece vedranno l'abbattimento e la realizzazione di una struttura sicuramente di grandissima qualità e di grandissimo livello per la città e per la regione. Tempi, io credo che nel 2023 noi inaugureremo questa bellissima struttura, e mi fa piacere perché nel 2003 io ho inaugurato l'edificio in Viale Bovio del Conservatorio. Anche lì era un edificio degradato che a suo tempo riqualificammo, e dopo 20 anni riqualifichiamo l'ex scuola Musi, che diventerà un gioiello. Da Pescara ci spostiamo a Francavilla al Mare, dove sono in via di ultimazione i lavori per il completamento dell'approdo turistico. Un'opera attesa da tempo e ormai pronta al varo. È praticamente iniziato il conto alla rovescia per l'approdo turistico di Francavilla al Mare. Poco più di un mese, sindaco, e ci sarà il taglio del nastro. Quest'opera sarà completata. Sì, finalmente, un lungo percorso che ho seguito dall'inizio del mandato, che ha avuto diversi problemi, dai sequestri della Procura della Repubblica, le opere che abbiamo dovuto riniziare e rifare da capo, insomma un'opera molto combattuta, sentita dalla città, che però finalmente inizia, per la quale si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Questa mattina proprio abbiamo messo le colonnine che vedete qui inquadrate, che servono a fornire appunto le imbarcazioni, energia elettrica e acqua. Gli impianti sono in via di completamento, come avete visto sono i lavori sull'impianto antincendio, fra poco verrà l'asfalto, insomma un mesetto di tempo e il porto sarà funzionante e funzionale in ogni sua parte. Un'infrastruttura che probabilmente mancava a Francavilla al Mare. Un'infrastruttura che mancava, ma soprattutto che rilancerà questa zona, perché in questa zona atterrerà il ponte che collegherà la ciclopedonale nord alla ciclopedonale sud, quindi praticamente una zona di Francavilla che prenderà una nuova vita e che diventerà un fulcro della vita cittadina sia a livello turistico che a livello appunto anche nei periodi autunnali e primaverili. Ora c'è da vincere la gara per la gestione, nel senso che bisogna stabilire bene come verrà gestita quest'opera, ma questo è un tema che stiamo aprendo in questi giorni, del quale parleremo appunto per il futuro. Il costo dell'opera, l'opera fino ad ora ha avuto tre finanziamenti: quello iniziale, quando fu iniziata l'amministrazione Angelucci, di circa, vado a memoria, di circa 1.600.000 euro. Mi permetto di dire però che quel 1.600.000 euro sono serviti solo ad iniziarla quest'opera, perché poi in verità i veri finanziamenti che hanno fatto prendere vita all'opera sono entrambi della giunta regionale D'Alfonso. Mi hanno dato un primo finanziamento di 2
2.200.000 euro per andare avanti con i lavori, e l'ultimo con la delibera che poi è stata la delibera CIPE di 1 milione circa. Parliamo di importi complessivi, quindi non di lavori ma di quadro economico. Per gli addetti ai lavori sanno appunto cosa significa questo. Quindi diciamo che fino ad ora lo Stato, la Regione, la Comunità Europea hanno messo in porto oltre 4 milioni di euro per quest'opera, e devo dire che servirà ancora qualcosina per il completamento della parte a terra. E adesso apriamo l'ampia pagina di sport, partiamo ovviamente con la Serie B, prima uscita precampionato per il Pescara, che al San Paolo perde 4-0 contro il Napoli. In gol per i partenopei Zielinski, Ciciretti, Mertens e Petagna. Nel primo tempo un palo colpito da Cristian Galano sullo 0-0, una prova che cambia poco per il Delfino, che cerca la migliore condizione ma che soprattutto ha bisogno ancora di tanti innesti per completare e rendere competitivo l'organico a disposizione di Massimo Oddo. Il primo test precampionato per il Pescara è di quelli proibitivi e si conclude con 4 reti al passivo al cospetto del Napoli di Rino Gattuso. Benché indietro nella preparazione e incompleto nella rosa, quello visto al San Paolo è stato un Delfino dignitoso e volitivo, e che avrebbe potuto trovare anche la via del gol se avesse concretizzato alcune delle occasioni create. Per il resto poco da dire per una squadra che ha ancora un cantiere aperto e che ha subito 3 dei 4 gol negli ultimi 20 minuti, quando il tecnico biancazzurro Massimo Oddo ha dato spazio alle giovani seconde linee. Oddo, che all'inizio tiene in panchina l'ex Valdifiori e il colombiano Seter, entreranno nella ripresa. Davanti a Fiorillo ci sono Ventola, Drudi, Scognamiglio e Masciangelo. In mediana Omeonga, che come Ventola resterà in campo per tutti i 90 minuti. Con lui Busellato e il baby Diambò. Davanti Galano e Bocic a supporto dell'argentino Belloni. In apertura c'è un pasticcio sull'asse Fiorillo-Scognamiglio, ma né Osimhen né subito dopo Zielinski ne approfittano. E allora potrebbe passare in vantaggio il Pescara, un minuto dopo, al sesto, quando Galano premia il taglio di Belloni, che si presenta davanti a Meretti, il quale è bravo a respingere in calcio d'angolo. Ci prova il Pescara in questa prima parte contro un Napoli che giochicchia. Al 16° Masciangelo converge e serve Galano, che con un sinistro liftato colpisce il palo. Il risultato si sblocca a metà frazione. Zielinski chiede e ottiene il triangolo all'ex Politano, supera Masciangelo e incrocia il tiro superando Fiorillo. Il gol del centrocampista polacco non cambia l'andamento dell'amichevole e prima della fine della frazione si registra il palo esterno colpito da Koulibaly al 34° su azione d'angolo. Ad inizio ripresa Gattuso cambia 7 undicesimi, c'è spazio anche per l'ex Lorenzo Insigne. Nel Pescara Elisalde al posto di Drudi e debutto per Del Favero tra i pali al posto di Fiorillo. Oddo distribuisce le sostituzioni lungo tutto il secondo tempo. Al 10° entra anche Seter, che si fa notare a metà ripresa con uno spunto ma sbaglia la conclusione. Tra gli innesti del Napoli c'è Petagna e il centravanti ex Spalli Atalanta fa molto male alla difesa del Pescara, sfornando 2 assist nel giro di 3 minuti. Il primo manda in gol Ciciretti. Messaggio in chiave mercato per un giocatore proposto al Pescara ma rifiutato per la sua somiglianza tecnica con Galano. Il secondo assist di Petagna consente a Mertens di calare il tris del Napoli. Del Favero trova modo di esibirsi sulla conclusione di Lorenzo Insigne a 10 minuti dalla fine, e poi qualche istante prima del fischio finale lo stesso Petagna si iscrive al tabellino dell'amichevole girando in porta il suggerimento di Mario Rui per il 4-0 finale, che non sposta di una virgola quella che è la mission del Pescara: completare al più presto l'organico per rendere la squadra competitiva in vista dell'inizio del campionato nell'ultimo weekend del mese. 2 difensori e un centravanti sono queste le priorità del mercato appunto del Pescara. Nella prossima settimana si cercherà di accelerare. Nelle prossime ore intanto sono attese le firme del centrocampista Maestro e dell'attaccante Capone. Diversi innesti già fatti, ma la rosa è ancora incompleta. Si aprirà una settimana di nuovo importante sul fronte mercato per il Pescara, con delle priorità ben delineate: difesa e attacco. Anche Massimo Oddo, dopo l'amichevole del San Paolo, è stato chiaro: servono 2 difensori centrali. Si è complicata e tanto la pista che portava all'italo-nigeriano Caleb Okoli, giovane del 2001, di proprietà dell'Atalanta, una strada che sembrava in discesa ma nella quale si è inserita di prepotenza la SPAL, che ha effettuato il sorpasso
passo sul Delfino. Occoli sarebbe stato un profilo interessante, ma comunque un debuttante tra i pro, dopo tanta primavera. Il Pescara cerca difensori che siano delle certezze, ecco perché si è puntato ad un obiettivo come Salvatore Bocchetti, cugino del dirigente biancazzurro Antonio. Dipenderà dalla volontà del giocatore che, nonostante i 34 anni e per via delle tante stagioni in Russia, si è creato un mercato all'estero e le proposte non mancano per il difensore che è in scadenza giugno 2021 col Verona. Difficilissimo arrivare a Capuano e Krajnc del Frosinone. Il presidente Sebastiani ha smentito l'interesse per De Angella, che resta comunque un profilo da monitorare perché piace ad Oddo. Ieri i dirigenti biancazzurri hanno chiesto al Benevento due difensori che non rientrano nei piani di Serie A degli Stregoni ed entrambi in scadenza il prossimo giugno. Alessandro Tuia e Luca Antei. Quest'ultimo, peraltro, è reduce da un intervento al crociato del ginocchio sinistro. Andrebbe aspettato per qualche settimana. I buoni rapporti tra i presidenti Sebastiani e Vigorito potrebbero agevolare la trattativa, anche se Tuia ha diverse proposte dalla cadetteria. Da alcuni media argentini poi viene rilanciata la notizia di un'offerta del Pescara per il centrale classe 99 Agustín Dattola dell'Almirante Brown, club di terza serie argentina. Sul fronte attacco particolarmente complicata resta la ricerca di un centravanti. Con Tutino destinato alla Salernitana resta Federico Dionisi il principale obiettivo del presidente Sebastiani, ma come già riportato nei giorni scorsi, l'ingaggio alto e la necessità di un indennizzo al Frosinone complicano i piani e la società spera in un abbassamento delle pretese su ambo i fronti con il passare dei giorni, anche se c'è la lezione dell'ultimo mercato di gennaio, quando l'attesa per l'occasione non ha portato alcun centravanti al Delfino. Sempre a proposito di Benevento, resta piuttosto complessa, se non improbabile, la pista Moncini. In attesa di una svolta, le prossime ore dovrebbero portare all'ufficializzazione di due innesti, quello della mezzala Fabio Maestro in prestito dalla Lazio e quello dell'attaccante Cristian Capone dall'Atalanta, per lui un ritorno. E in Serie C andiamo in casa Teramo, ufficiale l'arrivo del giovane portiere Meri, lunedì sarà il giorno di Trasciani, ma in casa Diavolo sono ancora le uscite che stentano ad arrivare. Un problema per il presidente Iachini, che attende fiducioso che qualcosa si muova già a partire dalla prossima settimana. Aspettando la firma che dovrebbe arrivare il lunedì del giovane Trasciani dalla Roma, il Teramo ufficializza Ahmed Meiri, estremo difensore ex Olimpia Agnonese che si lega per 3 anni al club biancorosso. In realtà Meiri già da qualche giorno si allena insieme alla truppa guidata da Massimo Paci, profilo interessante quello del ragazzo di 19 anni, 1,92 m, che nella passata stagione ha avuto un ottimo rendimento con la maglia degli Alto Molisani, 26 le presenze e 34 i gol subiti per una formazione, quella granata, che prima dello stop causa pandemia viaggiava al 7° posto in classifica. Non è l'unico ex agnonese in rosa, perché Meiri raggiunge Diachité, acquistato a gennaio scorso e che si giocherà sulla corsia di destra un posto con Cancellotti. E a proposito dell'ex cittadella, nei giorni scorsi ha avuto un problema fisico e l'ecografia alla quale si è sottoposto ha evidenziato un lieve inspessimento del tendine d'Achille a livello dell'attaccatura del tendine sul calcagno. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente dallo staff sanitario biancorosso in vista di un suo graduale rientro in gruppo. Tutto fermo intanto per quanto riguarda il mercato in uscita. Le trattative o comunque gli interessamenti per qualche profilo dell'organico del Diavolo non sono mai arrivate al punto di svolta. Martignago piace a tante squadre, ma per ora non c'è stata l'offerta giusta, anche perché il Teramo, come nel caso del Catania, non vorrebbe procedere a degli scambi, ma preferirebbe cash che nessuno però mette sul piatto. Discorso simile per quanto riguarda l'Avellino con Mungo. Ferretti non convince, per ora l'ex Cosenza rimane dov'è. Così come rimane dov'è Viero, perché l'ora non piace al Teramo, i Brianzoli avevano proposto un esborso minimo di denaro per arrivare al centrocampista a scuola Sassuolo, tenendo conto che ci sarebbe stata la cessione di un giocatore come parziale contropartita. Iachini però a queste condizioni non vuole trattare e più passano i giorni, più si capisce che con questa strategia e con la spada di Damocle del contenzioso coi tesserati ancora aperto, non ci saranno grandi uscite e men che meno qualche plusvalenza, come ripete il massimo dirigente biancorosso, che però finora può dire di non averne realizzata neppure una. Tutto questo nonostante il lavoro alacre della dirigenza. Il problema è che anche le compagini di Serie B metterebbero mano al portafoglio, ma non per le cifre che Iachini immagina. Ecco il perché della delusione da parte del presidente biancorosso, che in questi giorni continua ad attendere un segnale. Non sarà semplice, ma il campionato incombe e il Teramo è un cantiere ancora da aprire. E in Serie D il presidente del Castelnuovo Giancarlo Di Flaviano racconta come è nato il contatto con il direttore generale Emilio Capaldi e spiega quali sono gli obiettivi della società neopromossa in Serie D.
Presidente Di Flaviano, allora insomma una cena galeotta è quella che vi ha unito al Castelnuovo, che ha unito il Castelnuovo al direttore generale Emilio Capaldi. Sì, è stato l'estate dell'anno scorso, tramite amici comuni, siamo stati a cena insieme proprio per conoscerlo. E proprio in quella cena sono rimasto colpito dalla capacità, la professionalità, le conoscenze del dottor Capaldi e ovviamente mi piaceva l'idea. Poi siamo rivisti altre volte e ci siamo piaciuti, diciamo, e è nata l'amicizia fino a quando insomma ha ceduto alle avance. Di solito si dice alzare il tasso tecnico della squadra, ecco, in questo momento il Castelnuovo sta facendo due percorsi paralleli, sta elevando il tasso tecnico della squadra, ma cosa più importante, sta elevando il tasso tecnico all'interno della compagine societaria. Sì, sì. Io predico un euro in più sulla parte tecnica, sulla parte dirigenziale, magari uno in meno su quella proprio dei giocatori. Penso, dico sempre che il calcio è uno sport di squadra, quindi non poggiare tutto sui singoli, ma poggiare su una base che è la squadra, che è lo staff tecnico e anche la parte dirigenziale. Presidente, sport di squadra dove però conta vincere, però le chiedo qual è l'obiettivo del presidente del Castelnuovo. L'obiettivo, come ogni anno, come in ogni categoria, è di fare bene, di fare bene. Per fare bene dobbiamo fare le scelte giuste e lavorare bene con le persone giuste. È la stessa cosa che abbiamo fatto lo scorso anno. Lo scorso anno noi non eravamo sicuramente tra quelli che potevano vincere il campionato, quindi, però col lavoro abbiamo fatto insomma, il campionato che abbiamo fatto. Noi quest'anno contiamo di fare bene. Questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con il nostro telegiornale alle ore 19, per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.